Va di là e andiamo con Siberia. Ditemi se i volumi vanno bene perché 22:10. Eccolo qua. Sembra di sì, perfetto, molto bene. Ok, non ricordo più dove eravamo arrivati. Mahler ha appena finito Siberia 4 e quindi siamo a posto. Allora, qua c'è la fabbrica. Do un'occhiata perché mi sembra che qua l'anti-aliasing, ma boh, penso di sì, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Che dopo sia un anti-aliasing del 2000 è un altro discorso, insomma. Anche perché ci sono solo i personaggi in 3D. Sì, è proprio minimo. Scusa, se io lo tolgo. No, ma che poi sti qua me lo fa ripartire da. Mi dice riavvia il gioco se vuoi. No, effettivamente adesso che lo guardo anch'io non sembra, cioè un po' scalettato, ma ok, qui c'è il treno, allora, ma infatti, esatto, cioè, potevo anche farlo in pixel art, che va bene. Allora mi sembra di dover fare si riavvia il gioco per confermare le modifiche, è una cosa allucinante. Andiamo alla fabbrica, che mi sembra di dover fare. Qui c'è il cilindro, il blocco degli appunti eccezionale, non mi dice un granché. Devo fare Oscar. No, devo trovarlo prima Oscar, aspetta un attimo. Va bene, andiamo di qua. Io ho sempre il problema che ho il mouse che mi nasconde il manico del coso. Allora, andiamo qua nella porta che c'è. Potrei accendere un'altra luce volendo. Meno ok, oh, vediamo un po'. Perfetto, ho attivato, ho fatto passare. Aspetta, ciao DNA strano, buonasera a Non ho più bisogno di farlo. te. E, sei di passaggio? Ah, niente, va bene, dai, tanto te la dopo la carico anche su YouTube, quindi non c'è problema. Se ti va di ascoltarmi, poi tu la carico subito in differita. Sì, certo, la puoi qua tranquillissimamente puoi trovarla. Bella, questo super pixel hunting. Allora, dai. Che abbiamo fatto? Qui. Andiamo qui. Perché devo prima trovare Oscar, dopo gli fa tutto il pippone che gli manca la gamba. Che magari che fastidioso che è Oscar. Ci aiuta, però. Però qua non c'è una cipicchia di niente. Perché qua dovrebbe fuori la gamba praticamente, no?
Poi andiamo di qua. Comunque, graficona. Sì, ma infatti va creata la gamba. Solo che dobbiamo trovare anche Oscar. Prima. Vediamo. Bellissima, l'ambientazione è sempre fantastica comunque. Allora, qua cosa c'è? Piacciono gli enigmi. Qua sono tutte le robe che devo mettere sul treno, mi sembra. Questo aggeggio è bloccato. Mi sembra che manchi un pezzo per. Ok, quindi mettiamo cilindro musicale. Va bene. Forse in realtà mi serviva solo per prendere il cilindro, eh? Esatto, infatti. Questo aggeggio è. È bloccato, va bene. Credo che per il momento non ci sia altro, quindi possiamo uscire da qui. Qui c'è qualcos'altro. Ricordo sempre che non sono io rimbambito, ma ho la freccia del mouse che mi nasconde il progetto del treno, è fantastico, che mi nasconde la lente di ingrandimento, quindi devo anche stare molto più attento a. Allora, mio caro Hans, lo so che non vuoi più sapere delle parole, ma non ho il tempo per inciderti un cilindro sonoro. Della fabbrica, eccetera, eccetera. Qui in pratica ci. Vabbè, insomma, probabilmente questa è la scrivania di Hans Vorarlberg. Bello comunque il treno, sarebbe bellissimo avere un qualcosa di. Insomma, non andava neanche tanto bene. E ti fa capire che, insomma, Oddio, quante fatture! non Non andava neanche pensavo che la tanto situazione bene finanziaria alla della manifattura fabbrica di fosse così automi. catastrofica. Questi ultimi anni devono essere stati davvero duri per Anna Vorarlberg. Non mi ricordo se l'ho già detto l'altra volta, ma la voce della doppiatrice di Kate Walker è Motoko Kusanagi di Ghost in the Shell in italiano. Qui non c'è altro, usciamo. Avevo provato a cercare. Allora, qui abbiamo il nostro pannello di controllo e qui dovrebbe andarci il cilindro. Aspetta. No, non andava qua. Allora, questo era per scegliere il colore della gamba. Sembra che manchi. Qua servirà sicuramente vi serve sicuramente una scheda di quelle perforate. Non sembra funzionare. Sì. Ok. Quindi chiaramente gli manca ancora qualcosa, direi. Torno in ufficio e metto il cilindro Vorarlberg dentro il carillon, vediamo cosa salta fuori. Perché?
telefono. In alternativa ci facciamo Chain Rule ADN. Ah, questo era anche, c'era anche nel trailer. Dobbiamo rientrare. Siamo già in ritardo. Anna, laggiù. Cosa laggiù? Anna, ti prego, rientriamo. È un segreto. Giura. Va bene, allora te lo giuro. Io, Anna Vorarlberg, giuro a mio fratello Hans di non parlare mai con nessuno. È laggiù. Guarda. Ma è tutto buio. Scusate, messaggio su Steam che mi ha... Vabbè, non so se mai ce li riguardiamo tutti questi, figuriamoci. Allora, qui, hai visto? Sempre un passo avanti a tutto, a tutti, vabbè. Dai, così. Avrei voluto giocarlo su hardware originale, insomma, su hardware dell'epoca, però il computer che mi lo faceva andare aveva il problema, l'antipatico problema che praticamente ha su una scheda audio integrata e non ha, e ha solo un'uscita. E ha solo un'uscita. Quindi, e tra l'altro dava anche un disturbo. Loro preferito farlo così. Horizon, ma io guarda, sai che Mal, sai che io gioco solo a due robe, cioè Magic e i giochi di Steam. Allora, riproviamo. Rifacciamoci tutte le varie cose. Allora, questa. Non ho più bisogno di Non hai farlo. più bisogno di farlo, va bene. Dov'è? Eccolo qua. Vedo come è ancora tutta sciancata, poverina. Qui c'è la ferrovia, ma non mi serve, credo. Qui c'è la casa che chiusa. A distanza di 20 anni, graficamente ancora un piacere. Sì, beh, sì, cioè la grafica pre-renderizzata è fatta veramente bene. E poi vabbè, insomma, i pochi poligoni sono stati limitati ai modelli 3D, quindi la potenza era quella che era, però stai dovendo fare 1, 2, massimo 3 quando ce ne sono tanti. Non so neanche dire la verità, ci siano 3 personaggi a schermo. Comunque, io di Kate Walker ci farei un pensierino. Allora, siccome c'è la mia signora che mi sta guardando, dico: no, non si fa. Dai, su. Allora. Paura, sì, molta paura. Ma scusate un attimo, sì, la scala sì, l'ho alzata, è quella che mi dava il... Solo. No, beh, insomma, che Kate Walker era ne parliamo in privato su Telegram.
secondo me mi sto perdendo qualcosa per strada qua. Abbiamo andato per assodato che qua siamo a posto, ok? Tu sei utile. Beh, oddio, adesso, ma dai. Aspetta. Se io vado qua, va, esco. Ah, controllo un po', che veramente ho un dubbio. Cioè, credo che di essermi perso per strada qualcosa, ma no. No, è stato fatto tutto, eh. Allora, magari mi sono... Sì, ma erano le schede perforate per il campanile. Quelle che mi facevano aprire, non mi ricordo più cosa. Ah, la tomba di famiglia. La tomba di famiglia. Eccola qua. Sì, sì, era quella. Ma infatti mi è venuto un dubbio anche a me subito, ma c'erano già. No, non riesco a capire. Déjà vu, e mi par proprio che anche la prima volta, cioè, tipo, mi sono perso via un casino in mezzo qua. Qua è la linea da dove viene su. D'altra parte le avventure grafiche sono così, un po' lente. Un po' lente. È che magari c'è. Ah! Allora. Il pixel hunting su sta roba, cioè. Eccola qua, dov'era? E credo di aver ostiato anche la prima volta. Telefono. Sì, pronto. Ehi, ma dove sei finita, mia povera piccola? Sono 3 ore che tento di chiamarti. Sono in Europa, mamma, per lavoro. Cosa? L'Europa, che bei ricordi. Alcuni con tuo padre. Insomma, parliamo d'altro. Raccontami, sei a Parigi. Sì, la scheda forse sarà direttamente Oscar. Balla di Lane. Sì, lo so, non è molto famoso. Ma allora cosa diavolo combini in quel buco dimenticato dal mondo? Ah, affari. Per uno dei nostri clienti devo procedere all'acquisizione di una vecchia azienda con un'azione familiare piena di fascino, di debiti e di mistero. Preferisco non parlarne. Ma sì, la tua povera mamma è troppo stupida e non può capire. Tuo padre? Tu sei esattamente come tuo padre. Mamma... Oh, Kate, non indovinerai mai con chi ho passato la serata ieri. Mamma, non ho molto tempo, sai. In realtà neanche noi, cioè... Frank. Mamma, per piacere, devo... Frank Malkovich, il cantante d'opera, il russo. Oh, signora. Ti scordi? Beh, vabbè, insomma, dai. Comunque è una celebrità. Senti, mamma, non è il momento. Ti richiamo un'altra volta, taglia, eh? Taglia. È incredibilmente affascinante. Ho trascorso. Mamma, devo lasciarti davvero. Promesso, ti richiamo di sicuro. Baci. Kate. Ciao Funk Metaller, buonasera a te. Come vai? Da un po' che non ci sentiamo, scusa, non t'ho più contattato, ma anch'io, insomma.
Spero che tu stia bene, stia meglio di sempre meglio, insomma. Criceto per la corrente è già attivato, sì. Siamo già con il con la pala, col mulino praticamente. Terribile sta cosa, tutto qui le cose si muovono. C'hai il Covid? Oh, che bello! Spiace, cavolo. Beh, ma stai bene? Come stai? Insomma, spero di sì, dai. Almeno, insomma, lo fai e sei proprio super tranquillo adesso. Cavolo, mi dispiace. Certo che anche te, vero? Poveretto. Allora, è qua. Ok. Quindi andiamo qui. Vediamo un po'. Come fosse la fa. Ma bene o male, sono contento. Meno quello dentro, riesce a passarlo senza grossi problemi. E qua c'è Oscar, eccolo qua. Attaccato via come un salame metallico. Allora, vediamo un po'. Io andrei qua. Ok. Cerchiamo bene, 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 bene tutto. Aspetta, qui no. Il cerchio luminoso è dove indica lo spostamento della zona. E infatti non ha le gambe. Buono, non ha le gambe. Perfetto. Oscar. Mille grazie, che imbarazzo presentarmi a lei in questo stato. Confesso di mancare decisamente di finitura. Vede, nessuno qui ha trovato il tempo di portare a termine il mio processo di fabbricazione. Lei crede che ai giorni nostri il valore di un lavoro ben fatto sia destinato a perdersi inesorabilmente? Può darsi. Con chi ho l'onore di parlare? Per cortesia, potrebbe declinare le sue generalità scandendo bene le parole? Io mi chiamo Kate. Kate Walker. Mi presento. Modello XZ2000. Più banalmente rispondo altresì al nome di Oscar. Io rappresento la summa della tecnologia sviluppata in questa fabbrica. Sono stato concepito per condurre una locomotiva. Vogliamo parlare della locomotiva? Cioè, vabbè, vado sola. Come procedete con Siberia? Mi sono incartato una mezz'oretta perché non cliccavo nel punto giusto, ma classico avventure grafiche ci sta. E basta, cioè, questa è tipo la seconda puntata perché poi mi sono perso per strada. Va bene, allora vediamo un po'. Posso Fabbricazione. esserle utile? Perché dobbiamo. Sì, Certamente, Oscar è ho bisogno di avere fighissimo. i miei piedi. Il modello delle mie mani è XZ2003. Per i piedi, faccia attenzione. Il modello è XZ2005D. Il modello Ok. XZ2005A era difettoso. Un bug? Gli automi non hanno bug, Kate Walker. Sono capricci di funzionamento. Mi scusi, io non lo sapevo. E cosa devo fare per procurarle dei piedi? Sta attenta che se Bisogna qua ti avviarmi alla picchia fabbricazione fisso. della catena di montaggio. Deve utilizzare la Sì, scheda perforata di ho iniziato il corso fabbricazione di che contiene il mio Magic. schema corporeo. Eccola. Bene, ci provo. Ho Grazie, registrato Kate 5 Walker. puntate, dovrebbero andare online quasi tutte. Adesso la prossima dovrebbe andare online domani. È un long play commentato di una Oscar, partita è stato un Magic vero mia. piacere conversare con lei. Quindi, Alla prossima occasione. insomma, spero Sì, che. Kate Walker. Ok, andiamo a fargli i piedi, capricci di fuori. Eh beh sì, non essendoci elettronica, non si può parlare proprio di bug in termini stretti. Ciao Strange, grazie mille invece per essere passato. Noi ci vediamo alla prossima live. Buonanotte, buon weekend. E adesso possiamo andare comodi comodi. Ecco, esatto, come Bob Ross. Con pianto Bob Ross. Non ci sono errori, solo happy accident. Beat the devil out of it. Mono rosso full spa. Esatto, quello va sempre bene.
Allora, no, invece adesso stavo cercando di, appena, boh, mi metto via qualcosa, pensavo di farmi un bel UV control come dell'epoca proprio. UV control classico. Allora, dovrebbe essere questo qua. No, sì, quello. Vediamo un po'. Sì, tun tun tun, tacca 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 tacca. È stato qualche anno fa a Vanak che mi sono preso malissimo con i video di Bob Ross, me ne sono guardato, ho tipo fatto le mie vacanze estive guardandomi i video di Bob Ross. Che poi, cioè, i quadri sono abbastanza, diciamo, non dico monotematici, però insomma, sì, cioè, lo stile è quello, però mi piacciono un sacco. Proprio con le sue tecniche anche che uso, puoi sentirlo parlare. No, no, è figo Bob Ross. Bene, allora dovrei aver fatto la gamba giusta, credo. Mi ricordavo che era. Allora perché ci dice dei codici che dopo a noi non servono assolutamente a niente, quindi. Vabbè, tant'è, insomma, chi se ne importa? Bene, allora abbiamo un B qua. Sì, ok. Poi qui andiamo a riprendergli la gamba. Eccola qua. Perfetto. Cioè, bello poi che tutte queste scenette qua sono tutte. Tutto lavoro di rendering in più, perché adesso io, boh, non so quanto, beh, dando un po' così a naso, dunque Siberia del 2000, quindi forse non so se Maya c'era già, o comunque, beh, sicuramente c'era dei, boh, dei 3D studio qualcosa. Quindi poi dopo anche tutto il lavoro di rendering non era facile perché, cioè, adesso te lo fanno velocissimamente, all'epoca magari tipo un Pentium 2. Il colore da scegliere in realtà, cioè, vai tipo a tentativi, da quello che mi ricordo io, non mi sembra che ci siano indicazioni specifiche sul colore. Buongiorno, sono di Tu nuovo io. provi Posso e quando vedi disturbare? che appaiono Viste le dici. circostanze, non potrei sperare in un piacere maggiore. È un po' come Oscar, è stato quello un finale di Wind piacere Prophecy, conversare se con ti lei. ricordi. Alla prossima occasione. No, Sì, no, e sì, il cioè, tuo si Oscar? vede che c'è stato uno studio dietro. E poi, sai cosa, Malar? Che avendolo fatto con questo stile un po' Ecco art i suoi déco, piedi, Oscar. praticamente, Spero di non essermi sbagliata. È riuscita a fabbricare due modelli non, boh, non invecchia mai. XZ2005B Cioè, è già Cakewalker. vecchio, quindi non ha. Qua sì, qua un po', vabbè. Però c'ha 22 anni, vero, sta roba, insomma. Ci avevano speso 4 soldi anche. Cioè, Wind the Prophecy è stato. Però quanto bello è stato, Anak, eh? Ci siamo divertiti quella volta lì. Bene. Ah, là. Provo una sensazione di vera felicità, Cakewalker. Ah, c'ha Le stanno anche il molto bene. circuito emozionale Lei è guidata, molto questo. gentile, Cakewalker. Mi rincresce dover prendere congedo da lei. Dove va? Devo raggiungere la locomotiva. La partenza del treno è imminente. Va bene, ok. Allora faccio un altro giro qua per vedere di aver preso tutto. E poi la locomotiva, sì, la partenza è imminente, certo. Come no? Ok. Controllo. No, no, beh, ma è vero, Jazz, cioè è proprio figo, ma
Boh, io vorrei dire. Che ho solo quello, vabbè. Io vorrei anche dire una cosa. Allora, è vero che in un videogioco la grafica conta e nessuno può dire di no, perché è un videogioco, ok? Infatti tutti i movimenti di la grafica non conta, quella sono, secondo me sono sciocchezze, perché in un videogioco voglio che la grafica sia, cioè la grafica ha chiaramente il suo peso. Il problema è che quando fai la grafica fine a se stessa, oppure punti tutto sulla grafica, sulla spettacolarità del gioco, quello, vabbè, non ci sta. Perché se tu fai un gioco che è bellissimo da vedere, ma poi sotto, come diciamo noi, strucca strucca, ti rimane niente, insomma, ok. Però sì, cioè, questo per dire che questo tipo di grafica, secondo me, ti va a dare quella, insomma, più bello giocare un gioco con la grafica bella rispetto a un gioco con la grafica brutta. Cioè, perché, e dopo è sempre tutto ovviamente rapportato, come dice anche il BBG. Cioè, è tutto rapportato, perché per esempio Thimbleweed Park, che è in pixel art, ha il suo fascino, però ha il suo fascino perché il gioco è strutturato in quella maniera lì. Se facessi Siberia in pixel art, secondo me perderebbe tanto, secondo me, del suo fascino, perché è proprio questa cosa qua. Cioè, io vedo sta roba e viene in mente Assassino sull'Orient Express, per esempio. Cioè, c'è la musica, c'è, sì, insomma, secondo, osti, che spavento. Va bene. Allora, tra l'altro lui ha i baffi, si vedono poco, ma i Salve, Oscar. La mia funzione scolpiti mi vieta ogni praticamente. confidenza a Kate Walker, anche se lei è la mia prima e unica passeggera. Io? Sua passeggera? Sì, lei, Kate Walker, non ha portato a termine a questo scopo la mia fabbricazione. Se lo dice Si lei. dice un'altra volta Kate Walker, impazzisco. Cioè. Allora, giorni per PlayStation 3, credo che sia la cosa più Povera Madame bella Vorarlberg. Credo che che le sarebbe potessi piaciuto fare questo viaggio con noi. giocare su PlayStation 3, Questo treno era perché predisposto per un solo passeggero, Kate Walker. Allora, è un po' come se viaggiassi al posto suo. io credo che tutti quelli che abbiano giocato a Journey Lei è il solo automa sul treno, si Oscar. ricordino la scena Non si preoccupi, dove sono tu stato progettato per svolgere tutti i compiti necessari fai, al buon vai giù funzionamento del treno e al comfort dei nel quel passeggeri. pendio di Si sabbia, rassicuri, schivi le Oscar. case, e a un Non ho certo mai punto la vista dubitato delle diventa sue capacità. laterale e quella lì ora è, Questo treno è cioè, meraviglioso. Ci starò penso di essere meglio di una rimasto regina. veramente a bocca aperta quando Sono l'ho felice che le visto. piaccia Kate Walker. Questo treno è stato Eh ideato no, per Journey accogliere la è sua passeggera con il bellissimo, massimo del eppure comfort. non è niente, ma è, Oscar, la prego, anche non lì potrebbe ha una chiamarmi grafica semplicemente bella, Kate? perché comunque è Sarebbe più bella, carino, non soprattutto se è una dobbiamo roba fare un nuovo viaggio esagerata, insieme. però ci sono quei tocchi Sono di classe desolato, che Kate sono, Walker, ma l'ho registrata con che questo sono nome. incredibili, Non posso basta. modificare. Dovrebbe imparare la differenza che corre fra la. Si dice un'altra volta Ebbene, che credo. due, vabbè. Favorisca il biglietto. Il biglietto. Il regolamento parla chiaro. Bene. E. La sola persona abilitata ad emettere biglietto è il bigliettaio. È adatta a lui, sicuramente. Cioè. Ok, vabbè, prende e va. Ai mist, che anche quelli dovrei fare. Anche i mist dovrei fare. Io qua. Questo ripiano. Mi sembra. Dovevo metterci della roba, credo. Ok. Bene. Vediamo se è vero, perché qua posso E se riprendere. guardassi di nuovo uno dei cilindri? Ah, ok, va bene. Ci fa vedere, va benissimo, dopo ce lo guardiamo con calma, semmai questo. No, perché già il gioco è un po' lento, se poi ci mettiamo anche qua. Ok, sono d'accordo con te.
Andiamo a prendere sto biglietto, va là, prima che... Esatto, è il tramonto attraverso il porticato, che la vista viene laterale e anche quello, cioè, quello stilisticamente è fantastico. Cioè, e soprattutto anche adesso non voglio spoilerare, però anche la parte Lei. finale Cosa desidera, madame? Avanti, One Man Oscar, sono Show qua. io, Kate Walker. Anche la parte finale Effettivamente, sono me proprio, quando Kate Walker. devi arrivare praticamente dopo la fine, che cioè, io proprio ho percepito la fatica fisica, vero? Cioè, anche se in realtà non c'è niente di che. Questo treno è meraviglioso. Ci starò meglio. Sono felice che le piaccia, Kate Walker. Sì. Questo. Oscar, la prego, non potrebbe chiamarmi semplicemente Kate? Sarebbe più carino. Soprattutto se dobbiamo fare un lungo viaggio insieme. Broken Sword, sai che Sono non desolato, ho ancora Kate Walker, giocati? ma l'ho registrata con questo nome. Non posso modificare questo dato. La mia funzione mi vieta ogni confidenza, Kate Walker. Dovrebbe imparare la di. È Cosa allucinante desidera? questa cosa. Beh, un biglietto. L'unica attività di questo sportello è la rivendita di. Beh, un biglietto. Uno solo? Sì. Un biglietto, perfetto. Ma io non lo so. Dunque, un biglietto per partire. Biglietto per partire, bello. Spinate. Costi. In un foglio A3 me l'ha dato. Titolo di viaggio con treno meccanico, stazione di partenza Valla di Lenna. Questo titolo di viaggio è valido per una persona, deve essere esibito a persona di controllo. Cioè, lui, questo dopo glielo devo dare a lui, ok? Incredibile. Tra l'altro, ci starebbe bene proprio una bella avventura di un gioco di ruolo ambientato nella quell'ambientazione Siberia. Allora, vediamo un po' cosa dice. Professione meccanica, timbrato. Ah, perché ok, c'è anche modulo Ecco, AZ654, non lo va bene. perda. Questo sportello non è abilitato. Che cos'è? L'autorizzazione per l'uscita del treno da Vala di Lena. Il controllore potrebbe richiedergliela. Insomma, è lei il. Attenzione, lo sportello. Allucinante sta cosa. Comunque, guarda, di quelli storici mi manca Broken Sword, mi manca Beneath the Sky. Vabbè, d'altra parte è così, un sai, Cyber Cthulhu, Siberia Cthulhu. Non starebbe male comunque. Allora andiamo a dargli il biglietto, poi mi dirà che le molle sono distese. Anche benissimo, tanto è uscito, è diventato freeware, quindi non ci sono Sono problemi. sempre io. Buongiorno, Kate Walker. Perché non partiamo? Il regolamento parla chiaro, Kate Walker. La prego, non. Anch'io. Allora ti do il tieni il biglietto del treno. Eccolo, Oscar. Adesso possiamo partire. Per ora non posso accettare questo biglietto, Kate Walker. Perché non vuole il mio biglietto? Perché? Kate Walker, non posso transigere. Non sono state espletate le formalità necessarie alla partenza. Ma quanto è puntiglioso, mio caro Oscar! No, cioè si chiama con un nome con la R, a dire la verità, ma se vuoi dire puntiglioso, e comunque lei è una signora a differenza mia. Documenti. Allora, permesso di discesa dal treno. Ti do il biglietto? Ti do, oh, sul serio. Cioè, Ecco l'autorizzazione d'uscita. me l'hai dato te, cioè. Non è firmata Kate Walker. Adesso sta esagerando, Oscar. Me l'ha appena data lei. Questo treno. No. Allora non può far uscire questo treno da Vala di Lenna senza il consenso del proprietario. Dubito che la defunta Madame Vorel. In questo caso sarà sufficiente il timbro del suo rappresentante legale. Le sarei grato se si affrettasse, Kate Walker. La partenza del treno è imminente. Va bene, no, bisogna fare le cose fatte bene. Cioè, qua siamo la casa che rende folli comunque. Kate, povera Kate. Allora, dobbiamo andare dal notaio, se non mi ricordo male, e timbrare, che il notaio non ce la fa più, credo che sia, non sia più disponibile. E ti facciamo timbrare dal suo timbratore automatico o qualcosa del genere.
bella la stazione, la grafica è stupenda. Veneto e Toscano, sì, ma in che altre lingue vuoi mandarlo uno a quel paese? Sono le uniche meritevoli, ma. Altrimenti. Allora, dai, su da bravo. Ok, usciamo da qua. Cammina, fa impressione. Qua il motion capture era. Boh, forse non c'era ancora. O era proprio gli alborissimissimissimi. Qua dovrebbe essere. Sì. Bellissimo il fornaio che è sempre lì che ci aspetta. Hop hop. Su. Ecco, io vorrei abitare in questa casa qua. È bellissima. Ok. Allora entriamo. Tanto lascia tutto aperto, però non c'è problema. Allora ho provato a cercare se c'erano delle illustrazioni in alta definizione, ma non sono riuscito a trovare niente purtroppo. Allora, di qui. Poi lei con gli occhi sbarrati mi fa sempre un po' impressione, ma. E qui. Usare l'inchiostro. Ok, adesso prendiamo il permesso e ah, nostro bel timbro. Amico, posso mica timbrargli tutti i fogli di carta così impara? Se posso timbrarmi? No. Vabbè, dopo però. Se fosse stato fatto adesso potevi timbrarti anche la mano, probabilmente. Allora, boh, dal punto di vista burocratico siamo a posto, direi, ok? Abbiamo il nostro biglietto, abbiamo il nostro timbro, abbiamo l'autorizzazione timbrata. Mamma che fastidioso, ha scritto a nessuno Kate Walker. Allora non posso. Pedante. Cioè, gli è riuscito bene il mio personaggio, comunque. Bene, andiamo. Quanto è bello nelle avventure grafiche quando ti trovi in quelle schermate lì che hai tante vie da prendere e tu nel tuo cervello dici, wow, che figata! Adesso chissà quanta roba che posso fare, no? All'epoca magari un po' ti stufavi, però a me mi piaceva un sacco perché più bivi avevo, più ero contento. Perché se hai meno strade da fare, cioè se hai più strade da fare, ti dà l'impressione che sia proprio più arioso tutta l'ambientazione, no? Invece se magari hai tipo solo pochi luoghi, questa è poi l'impressione mia, allora. Ok, allora, tieni mio bellissimo permesso del treno. E qua torniamo alle inquadrature del Ecco il documento che posteriore. autorizza l'uscita del treno da Valle di Lena. Grazie, Kate Walker. Perfetto. Biglietto. Se no gli ficco il cilindro in testa. Eccolo, Oscar. Adesso possiamo partire? Per ora non posso accettare questo biglietto, Kate Walker. Lo conservi? Non capisco perché si ostina a non accettare il mio Anch'io. biglietto. Tutto a posto, e tuttavia, vede, la puntualità è. L'onore del macchinista, ricordo bene, Oscar. Ma tuttavia cosa? Ma Sì, cioè. cosa succede, Oscar? Perché non torna nella sua cabina di pilotaggio? Temo di essere di fronte a un problema meccanico, Kate Walker. Ho rispettato alla lettera la procedura di avvio, ma il treno non vuole saperne di partire. Se vuole, Kate Walker, posso esprimere Le un'opinione ricordo anche personale in quella parte di proposito? S-Wing del 2, anche se l'ho Va giocato una bene, volta l'ascolto, tantissimi anni Oscar. fa. Temo che non siano state ricaricate le molle della locomotiva. Tutto qui il problema. Le ricarichi, accidenti!
Non ho la benché minima idea di come si faccia, Kate Walker. Forse la mancanza di informazioni su questo argomento è dovuta al mancato completamento del mio processo di fabbricazione. No, basta, non posso farcela. Allora me ne occuperò io. Questo meccanismo sono giusti i volumi, ragazzuoli. Perché... Mi aspetti, non ci metterò molto. Boh. Grazie, Kate Walker. Io tendo ad avere la voce abbastanza bassa e non ho capito come mai. Forse sì, un attimo che metto in pausa. Ah, infatti, perché vedi che qua... Perché io qua non ho il guadagno. Potrei mettere un po' di guadagno. Boh. Così magari... Dovrebbe essere un po' più alta la mia voce, credo, adesso. Perché, boh, è proprio un problema mio. Cioè, io non riesco a... riesco a parlare con la voce, tono più alto. Però di solito è quando sono arrabbiato, quindi... Bene, allora, dovrebbe essere di là da ricaricare... le molle del treno. Dai, Kate Walker. È qua indietro la motrice, vediamo. Eccola qua, col simbolo, col logo di Siberia, fantastico. Do un altro più di gain qua, così almeno dovremmo essere sicuri. Allora, gira. No! Perché? Allora. Ok. Vediamo un po'. Ah, vabbè, ok. Non so come faccia quell'albero così sottile a tenere... Vabbè. Bene. Allora, le molle sono cariche. Boh, non ci dovrebbe essere nessun problema adesso per partire. Spero. Se no un problema... Cioè... 50 minuti per andare di qua. Andiamo di qua. Ripartiamo qui. Ok. Allora. Olla, dai. Metti giù. Dobbiamo una missione. Kate, sono ancora io. Dan, ti avrei chiamato io. È il nostro fidanzato lui. Ah, sì, certo. Sei arrabbiato? Ho appena chiamato Marson and Lormont. Mi hanno detto che il tuo ritorno non è previsto per questa settimana. Sì. E allora quando pensi di rientrare? Quando finisco. Non so niente, non posso farci niente. La situazione è delicata, sai. All'inizio della settimana prossima, senza dubbio. Sì, vedremo. Spoiler, Dan, pazienta un po', per favore. Settimana prossima. La posta in gioco è più alta di quanto immaginassi. Sì, e sai quanto questa tengo qua a questo lavoro. Immagino che non un po' lenta perché ti fa andare un po' di qua e di là. Sì, ecco, no, Dan, non è il momento, davvero. Una specie di da prendere. A dire il vero, non lo so esattamente. Ti abbraccio forte. Ma sì, non preoccuparti, Kate, tanto non ti perdi niente. Sempre spoiler. Ma ci sono rimasto malissimo, vero? Però... è un finale che mi ha dato molta soddisfazione quando l'ho visto, perché... ma sì, mi è piaciuto, dai, c'è tutto. Premesso, molla carica, biglietto. Tutto a posto, Oscar. La locomotiva è pronta. Bellissima a partire. Bellissima sta scena, eh? Sono veramente confuso. Una simile ignoranza da parte mia è inammissibile. Spero tuttavia di conservare la sua piena fiducia, Kate Walker. La prego di voler riprendere il suo posto. Si parte. Finalmente.
Bella questa scena qua, quando l'ho vista la prima volta. È stupendo proprio. Poi il design del treno, c'è incredibile. Penso proprio il treno per me. E siamo arrivati alla prima città del gioco, quindi direi di salvare la partita perché magari non vogliamo mica rifarla tutta dall'inizio la prossima volta. E olla! Bene, Oscar. Oscar, dove siamo? Alla città universitaria di Barokstad, Kate Walker. E dobbiamo proprio fermarci qui? Ciò è inconciliabile col proseguimento del È nostro Kate viaggio. Walker per un E motivo, allora sì. che cosa aspetta? Trovi il modo per ricaricarle. Questa specie di stazione ci deve pure essere un arnese che serve a questo. Non ho visto niente che possa servire allo scopo, Kate Walker. Dobbiamo chiedere. Questa stazione non mi piace. L'aria umida nuoce ai miei ingranaggi sofisticati, quindi l'aspetterò nella locomotiva. Ho capito. Beh, Walker comincia a camminare Questa locomotiva è una piccola meraviglia della tecnologia. perché. Non la seguirò in questo tipo. Vabbè, lui non vuole dire che Oscar, io effettivamente la scappo. A locomotiva dopo. molla è comoda, è Va molto bene, Kate ecologica, però Walker. abbastanza limitata. Quindi, qua in pratica andiamo a scoprire una cosa molto interessante del gioco, cioè qua la città universitaria è molto carina come idea. In pratica, cosa succede? Utilizzano l'espediente del treno caricato a molla. Però la carica è, diciamo, tarata per andare da una stazione all'altra per effettivamente farci fare tutta l'avventura, perché. Ciao VDG, grazie a te per essere passato. Ci sentiamo magari su Telegram. Ok, grazie, ciao caro. Ehi là, ciao Turbilon, benvenuto anche a te. Questa sera si prosegue Siberia. Vabbè, quindi lei non vuole andare qui. Quindi, sì, in pratica c'è questo l'espediente di andare in ogni città e noi. Basso un po' perché mi sembra alto il volume. E noi come dobbiamo fare in pratica? Niente. Lo scopo delle varie. Di queste stazioni è quello di trovare il modo per ricaricare il treno e andare finalmente alla nostra destinazione finale. E questa è veramente una bella trovata, a parte che poi ci fanno vedere un sacco di cose bellissime, veramente veramente belle. Non posso passare di qui. Bene, ok, grazie. Ci sono varie città, ognuna con le sue particolarità. Oscar ovviamente non esce perché qui c'è umido, nella prossima c'è troppo freddo, in quell'altra no, ma c'è l'acqua del mare salmastra che fa fastidioso praticamente. Sempre queste bellissime ambientazioni. Il treno fantastico, è un bel design, assolutamente sì. Ecco, allora. Qui la musica cam. Oscar.
Oscar è un mona, praticamente, che dovrebbe essere l'equivalente. Non c'è più la musica di Vara di Len, purtroppo, per dispiacere mio, perché quella mi piaceva tanto, ma c'è questa musica qui. Cosa curiosa del gioco è che abbiamo un treno caricato a molla che è lì fermo. Meno male che non ce ne passano tanti di treni qui, altrimenti sai che botto. Ok, andiamo qui. Inutile insistere, è chiuso a chiave. È chiuso a chiave. Scusate, questa non me la ricordavo. Ciao Benton, buonasera a te. Benvenuto, quanto tempo? Anche se so che tu guardi sempre i video, almeno così mi dici, insomma. Stasera Siberia, un pochino di Siberia perché Inutile è insistere, è chiuso a chiuso. chiave. Perché è un gran bel gioco e merita essere giocato sia per l'ambientazione che per la storia in sé, che per tutto il comparto tecnico. Che ne abbiamo parlato prima durante la live. Oh, eccezionale. Questo, come ho già detto forse più di una volta, questo meriterebbe una bella rivisitazione in 3D. Sei di passaggio. Ah, va bene, nessun problema. Sono comunque contento Sembra fuori uso. che sei riuscito a passare. E com'è andato dopo quel computer col Windows 98? In caso venga fatto il seguente numero 276. Benissimo. Allora, sì, ma infatti i video delle dirette sto registrando, adesso mi ricordo di registrarli, quindi poi andrai, vedrai che andrà su YouTube. Allora, qui abbiamo un numero di telefono 2766 6742, che io all'epoca me l'ero scritto su un foglio di carta, ma adesso che la tecnologia è avanzata posso tranquillamente fargli una foto col cellulare. Bene, e sappiamo che il telefono qui non va, ma noi abbiamo il nostro di telefono, quindi 2766 6742. Speriamo che non ci costi troppo. Bene, sono contento che ti funzioni bene il computer, dai. Bene, bene. I nomi tipo l'Aldo, Giovanni e Giacomo. Le chiuse di Morlof, le chiuse di Franco. 4, perché noi siamo a Barrockstad. Oddio, non, in realtà non ne ho idea. Facciamo uno. Vabbè, asterisco. Vediamo cosa succede. Un sacco di tempo per niente. Bella comunque la sicurezza proprio di queste chiuse, cioè tu chiami un numero e puoi far allagare una città. Comodo. Ti sei messo in testa di trovare un MSX? Beh, lì poi secondo me puoi trovare qualcosa di interessante. Non dargli più di 50-60 euro comunque, eh. Cioè. Inutile insistere, chiuso a Inutile. chiave. Anche perché poi devi spendere soldi per la Mega Flash ROM se vuoi avere qualcosa di decente. Molto bella la Mega Flash ROM dell'MSX, anche se l'Ultimate del Commodore secondo me è una marcia in più, anche due. Ma vabbè. Bene, allora. Sì.
Sì, beh, un tipo, intendi MSX1 o 2? Perché di MSX1 puoi prendere il classico VG8020, proprio lo storico, che è quello che ho anch'io, e quello secondo me, boh, te lo puoi trovare anche con poco. E poi dopo c'è la Mega Flash ROM, e quella sì, purtroppo, quella ha bisogno di... serve, perché non puoi caricare i giochi. Cioè, c'è l'applicazione su Android che ti permette di caricare volendo i giochi col cellulare, però è molto più comodo la Mega Flash ROM. Visto il treno, che fico che è, guarda te anche la città, che quanto bella è, cioè Socal o Socal, come si pronuncia, era un genio dell'illustrazione, è stupenda. Queste inquadrature sono stupende, ma eccezionali. È vero Turbino, è vero che a te non piace l'MSX, però è quello il mio computer di quando ero ragazzino, quindi questa era proprio la parte vecchia che va proprio a scontrarsi con, sì, jazz, l'atmosfera è bellissima, è bellissima. E Questa chiesa poi assomiglia al caricatreno che ho usato alla stazione di Valadilen. Devo trovare un modo per far arrivare la locomotiva fino qui. ok, e abbiamo visto che praticamente qui si vede poco, ma qui c'è un altro sistema di caricamento a molla. Poi è stupendo perché c'è proprio l'idea delle mura, anche qui quando esce il treno da qui, pelle d'oca, guarda che bello che è, bellissimo, è meraviglioso. I videodili sono i più rilassati, esagerato. Non è vero, ma grazie, apprezzo tanto. Aspetti il Natale solo per 8-bit o Christmas, che era forse anche l'anno scorso. È bello perché io ogni anno dico, mamma, sai, questo è l'ultimo, perché comunque... E poi invece mi prendo e magari lo farò anche quest'anno, anche se i giochi ormai cominciano un po' a scarseggiare, però si sta. Grazie, Anaka. Qui non c'è niente. Allora, dove sono? Sono perso. Qua, solo per far vedere, bellissima anche il coso dell'acqua. Mamma, che bellezza che è. Allora, a Turbilon non piace né MSX né T99, ma ti seguo ugualmente perché sei rasserenante. Beh, grazie. Grazie mille, allora. Grazie, grazie tante. Ma ti piace il DOS? Bravissimo, le avventure. Bene. Il DOS adesso è un pochino fermo perché per vari motivi, ma in realtà niente di che. Le avventure grafiche invece, dai, adesso cerco di rimettermi all'opera. Grazie mille, sono contento che ti piaccia i miei video. Bene. Sì, ma mi sa che alla fine anche quest'anno poi ho intenzione di farlo. Sì, è vero, è vero. Me l'hai detto. Penso di farlo comunque perché di giochi ce ne sono, poi ci sono anche quelli nuovi. Questi. Poi ci sono anche quelli nuovi, ci sono. Ce n'è per MSX e per coso. Decisamente. Ah, io però adesso sono un attimo bloccato qua, un attimo solo di pazienza. Perché? Cakewalker, venga qui, su. Ah, ok. Praticamente triggerato circa. Allora, Illy, che dici se trubi delle Mercole DOS per fare un avvento sui giochi DOS? Perché no? Vai. Io non lo farò, cioè se mai dovessi, pausa, pausa, se io mai dovessi decidere, cioè 8-bit o Christmas nasce come omaggio al Commodore 64 Adventure Show, però su MSX. E siccome l'MSX e anche il T99 li ho avuti sotto le feste di Natale, per me il Natale è proprio computer 8-bit, quindi non farò, sarà molto difficile, non dico impossibile perché mai dire mai, però sarà molto difficile che io faccia un calendario dell'avvento su DOS o su qualcos'altro, perché per me è proprio 8-bit. Quindi puoi farlo tranquillamente, se lo fai, sai che io comunque li guardo. Li guardo. Sentiamo cosa c'è da dire Oscar, tanto per cambiare. Allora, che cosa c'è, Oscar? Chi c'è? C'è un messaggio per lei.
Un messaggio. Si tratta di una convocazione dei rettori. Sono gli alti funzionari dell'università. Vorrebbero parlare con lei. Con me? Sì, con la responsabile di questo treno. Ah, perché adesso sono io la responsabile. Adesso siamo noi. Perché questi signori vorrebbero incontrarmi? Il motivo non è specificato. Il messaggio dice solo che è molto importante. Potrei passare... Sì, allora... Sembra che io sia uno che dica sempre di sì a chi, però in realtà avevo una mezza idea del Master System, perché anche quello l'ho avuto circa sempre sotto, più, no, in realtà non sotto le feste di Natale, però verso la parte finale dell'anno. E comunque il Master System è una sorta di parente dell'MSX che condivide alcuni, l'MSX2 in realtà è una, sì. Oh, adesso si sono aperte le porte, è una sorta di MSX2 un po' più evoluto, quindi non sarebbe neanche totalmente sbagliato, però su MSX ce ne sono, ma potrei buttarci dentro qualcosa del Master System. Sì, no no, beh, ma anche perché ce l'ho qua, questo è mio, anzi in realtà tecnicamente è mio e di mio fratello, che i nostri genitori ce l'hanno regalato. La prima serie proprio, quella bellissima, fighissima, con questo mezzo futuristico. Ciao Hans! Poi la Hans Axel von Fersen, che è un frequentatore del gruppo MS DOS Italia. E... Ciao Hans, benvenuto. Stavo giocando a Siberia con un po' di gente simpatica e molto gentile. Allora, interessante questa cosa che prima ci ha fatto girare tutta la zona e praticamente poi si è, come si dice in gergo tecnico, si è triggerato l'evento e ci fa andare avanti. Questa cosa qua a me non piace tantissimo perché ciao Micio, perché comunque mi obblighi a fare una... cioè è un modo per allungare il brodo, perché è tutto chiuso e quindi pensi che ci sia qualcuno a cui parlare, una chiave da trovare. In realtà non c'è niente, cioè tu devi solo visitare tutti i posti e dopodiché vai avanti con la storia. Ci sta, perché è un gioco del 2000, quindi non ce l'ho con loro, anzi va benissimo, però insomma è una cosa che mi fa leggermente storcere il naso, ma è... si passa su, poi guardi, cioè qua, i mammut, sempre i mammut, cioè, università fantastica questa, che roba, bellissima, bellissima, però andiamo subito dai rettori, perché sennò questi qua ci dicono su, qui c'è, beh, andiamo a parlare con questo qui. Buongiorno. Buongiorno. Salve bambola, tutto bene? Begli occhi davvero e sei anche ben carrozzata. Ma perché mi hai preso? Che caratterino la bambina, mi piace. Andiamo, accetto di offrirti un caffè. Non gliel'ho chiesto, grazie. Non fare la timida, muori dalla ma voglia. Ma io ti tiro una cinque. Senti ragazzino, torna a giocare con le macchinine, lasciami. Ben carrozzata, cioè... per carità, però non si è chiesto qua. Da dove l'ha mollato fuori? Dalle gabbie? Ciao bambola, no, no, no. Io ti butto sotto il treno, sulla molla del treno. Che figo. Che atmosfera sto gioco, incredibile. Incredibile, veramente. Io ho fatto solo un anno di università e non era così. So. Bah, bellissima. Insomma, l'aula, clava. Eccezionale, ricordo un po' bellissima sta aula qua, insomma. Ma non credo che sia questo il posto. No, torniamo indietro.
Andiamo avanti di qua, così che poi sotto poi con gli archi eccezionale. Sì, hai visto che roba? Cioè, veramente, no, beh, o anche le luci qui, queste mi fanno impazzire, Inutile queste luci qua. insistere, è chiuso a chiave. È chiusa a chiave, va bene. No, beh, qui proprio direzione artistica fuori di testa, no? Eh sì. È bellissimo, questo gioco è bellissimo. E io devo andare dai rettori, però. Allora, di qua ci va l'aula. Boh, proviamo qui. Qua è la libreria, bellissimo. Io non conosco il latino, però se qualcuno sa tradurmi questa frase qui sopra. Andiamo qui. Vabbè, qui ci fa perdere un po' di tempo perché dobbiamo comunque trovare. E mi credo di essere anche abbastanza dalla parte sbagliata, eh. No, è proprio bello sta cosa. Infatti ho fatto il giro. Niente, andiamo di là. E poi sopra qua le vetrate mosaico, no? Forse questo portone qua. Com'è cambiata proprio l'ambientazione? La natura non fa salti. Eccoli qua. Quasi inquietante sta cosa, eh. Bellissimo. Bellissimo. Ok. Al cospetto dei rettori. Buongiorno. Qual è il motivo di questo colloquio, signorina? A cosa dobbiamo Ma l'onore avete della sua chiamato voi? visita? Sia breve, per favore. Non è il caso di disturbarci a lungo. I rettori dell'università devono dedicarsi a problemi importanti e il loro tempo è prezioso. Mi è stato riferito che volevate incontrare la responsabile del treno Ah, fermo in perché non sanno che sono i stazione. Posso responsabili, sapere il motivo di questa effettivamente. convocazione? Siamo stupiti del fatto che il suo treno non riparta, signorina. È deplorevole. In effetti, il regolamento stabilisce che i treni sono fatti per arrivare e partire, non per stare fermi sui binari. Un treno deve fermarsi, poi partire. È la regola. È vero, miei cari colleghi. Ci troviamo di fronte a un comportamento che definirei Questi inaccettabile. qua sembrano i tre pirati di La Monkey 1 questione è veramente comunque, eh. allarmante. È un treno a molle. Basterebbe ricaricare le molle. Sfortunatamente alla stazione non c'è niente che possa servirmi allo scopo. Un treno a molle. Ah, bizzarro. Divertente, sì. Praticamente una specie di giocattolo meccanico. Ci mette in imbarazzo, signorina. Ho buone speranze di trovare vicino al muro quello che mi Messo. serve per uscire da questo impiccio. Al muro? Signorina, quel luogo non è raccomandabile. Soprattutto per una donna. Vede, signorina, ammettiamo di buon grado il fatto che ogni giorno ci rallegriamo per l'esistenza di quella muraglia. Unicamente alla sua presenza dobbiamo la salvaguardia della nostra cara università e del nobile insegnamento che impartisce. Ci protegge dagli oltraggi e dalle aggressioni dell'ignoto. Che Dio ci protegga da ciò che esiste al di là dei suoi bastioni, signorina. Mi creda. Non ho scelta. Devo proseguire il mio viaggio. Ok. Riteniamo questa decisione lodevole e in accordo con il. Così il suo treno se ne ripartirà bel bello. Sì, e smetterà anche di disturbarci. Immagino, va bene. Allora, cominciamo. Non mi sono Facciamoli perdere un po' di presentata. Mi tempo. chiamo Katie Walker. Walker, ma non abbiamo già avuto una Walker? Laurea in etnologia settembre 53, se non sbaglio. Perfetto, caro collega, ma se posso permettermi un Walker e non una, si ricorda Bill Walker, sessione del giugno 68, lo sfrontato si. Una provocazione scandalosa. Purtroppo abbiamo visto di peggio da allora. Al limite della Ah, i giovani. La tradizione, signorina. Bisogna rispettare la perché il tradizione. vecchio è sempre meglio. In verità, il Allora. mio scopo non era quello di fermarmi qui. Sono le molle della locomotiva che si sono allentate, capite? No, veramente no.
Lei non è una studentessa. Sarà leggermente fuori corso, probabilmente. Ritardo, anche perché le iscrizioni siamo per laureati. Siamo comunque laureati noi. Ma in quanto rettori di questa università e quindi rappresentanti della. No, no, sono avvocato. Vengo da New York. Ecco, più precisamente da Valadilene. Il mio cliente desidera acquistare una vecchia fabbrica di giocattoli meccanici. Ma vabbè, insomma, cosa gli sta raccontando? No. Ma certo che è una storia bizzarra. Yeah. Una storia molto spiacevole. Sappia che qui si tengono ottimi corsi di diritto, se Ma guarda, se vuoi. Potreste... Signorina, si renda conto. Noi non siamo con te. Le chiediamo quindi la... treno? Scusate. Signorina, la presenza... Sì, è decisa... Un treno deve... Va bene, uccello. Una stazione voliera è veramente un'idea. In effetti è l'orgoglio della nostra università. Vede, una delle materie insegnate qui è la zoologia. Più in particolare l'ornitologia. D'altronde questo effettivamente ci sta arrivando, okay? Bene. Paesi esotici, appositamente... Vi ricordate di Alexandre Valenbois e del... Oh, assolutamente sì. Potremmo definirlo so un cosa è successo. Gli avrà distrutto tutto. Vabbè, insomma, ok. Tanti saluti, arrivederci. Parliamo, parliamo. Già, diamine come va in... La sua visita ci ha profondamente onorati, signorina. Ma come? Ma se... Vi ringrazio. Avete praticamente sbattuto fuori. Carino sto siparietto, comunque dei tre rettori, no? Tipo i tre saggi dell'università che... Il treno deve fermarsi e ripartire. No! Attenzione, aspetta, è l'ora del tè, tra l'altro. Allora, ho sbagliato, mi sono perso un attimo, scusate. Allora. Bene. Il treno deve fermarsi e ripartire e sono d'accordo. Il problema mio... è che devo spingere un po' avanti, perché per qualche strana ragione la spinta non è stata sufficiente. Qui c'ero andato, no, sì, biblioteca, ma allora facciamo così, sono le 10, quindi io mi fermo qui in mezzo. Perfetto, guarda che roba. Salvo la partita. Perché salvo un'altra volta, che okay, si sa mai. E... ok. Perché adesso qui insomma c'è un po' da fare, quindi per YouTube ci vediamo la prossima volta. Ciao!